a tutti amici youtubers e bentrovati dal vostro gladiatore Giallorosso 94 nella penultima puntata sul calciomercato invernale 2016. Ci stiamo avvicinando alla conclusione del calciomercato e quindi tutte le squadre stanno facendo gli ultimi accorgimenti per sistemare le proprie rose. In questa settimana sono stati fatti davvero tantissimi acquisti, alcuni comprensibili e alcuni diciamo un po' meno. Come al solito voglio parlarvi dell'acquisto da cui prendo spunto per il titolo, in questo caso un titolo un po' particolare, Eder in nascita Inter, proprio perché il giocatore Eder sarà il prossimo rinforzo in attacco per la squadra di Roberto Mancini. Allora devo dire una cosa, io attualmente non pensavo che Eder se ne andasse dalla Sampdoria, perché comunque è uno dei giocatori più di valore di questa squadra e dato che ancora sono in lotta per la salvezza, mi pareva strano che vendevano a gennaio il loro giocatore migliore. Mi sembra un'operazione fatta tipo alla Pazzini e considerando quello che è successo quell'anno dopo che è stato ceduto Pazzini, io mi farei una bella grattata di palle se fossi un tifoso della Samp. Però a parte gli scherzi, è una cessione che comunque è molto importante per la Sampdoria, mentre invece per l'Inter io non penso che sia di grande valore, perché sì, è un giocatore molto forte e in questo momento mi sembra che sia al secondo o terzo posto della classifica marcatori, però comunque l'Inter diciamo che davanti ha abbondanza di giocatori, perché ha Jovetic, Ljajic, Perisic, eccetera, sì, ha venduto Guarin, quello sì, e ne parlerò più avanti, però comunque non sono lo stesso ruolo, ed Eder per quanto fosse bravo non è il giocatore che secondo me smuove gli equilibri dell'Inter, potrebbe comunque dare un contributo per rilanciare questa squadra da un momento di difficoltà, qual è quello che sta vivendo adesso, però diciamo che non è un giocatore eccezionale, cioè sì, è molto bravo, però magari per squadre come Sampdoria, Genoa, Torino, e non so come si ambienterà in una squadra importante come appunto quella nerazzurra. È comunque un buon acquisto, però secondo me attualmente all'Inter non serviva così tanto, mentre invece alla Sampdoria era necessario tenere un giocatore come lui per poter lottare alla salvezza. Adesso si fanno diversi nomi per sostituirlo, ma da quello che sento nessuno è allo stesso livello di Eder, e quindi secondo me adesso con questa cessione la Sampdoria ci perde veramente tanto. Non ci perde invece tanto con la cessione di Zukanovic alla Roma. Io avevo promesso che per ogni acquisto e cessione che riguardava la Roma ci avrei fatto un video, però in questo caso non lo voglio fare, perché per quanto alla fine Zukanovic non sia un cattivo giocatore, non è veramente niente di che, cioè io non penso che risolveremo i nostri problemi difensivi con lui, perché è un giocatore normale, poi è un difensore che finora ha fatto parte della difesa, una delle difese più battute in Italia, e lo vogliono vendere a gennaio e noi ovviamente non ce lo facciamo sfuggire, per carità è buona la sua duttilità perché comunque può giocare anche sulla fascia sinistra oltre che al centro, però non è diciamo un acquisto che mi soddisfa, perché se con lui Sabatini potrà dire abbiamo chiuso la nostra campagna acquisti in difesa, allora sono veramente deluso, perché non è il giocatore che ti smuove gli equilibri e ti fa fare chissà quale salto di qualità in difesa. Prima si parlava di Benatia, adesso si parla di Zukanovic, che è ufficialmente giocatore della Roma. Secondo me diciamo che forse siamo stati un po' troppo illusi prima, perché se ci avessero detto subito prenderemo Zukanovic, alla fine ci saremmo accontentati e detto vabbè prendiamo Zukanovic. Se invece prima ci parlate di Benatia e poi parliamo di Zukanovic, alla fine la delusione è maggiore, un po' come dire vinceremo lo scudetto e poi arriviamo secondi a meno 17 dalla Juve, quindi non so se avete capito bene il discorso. Però comunque alla fine Zukanovic sarà il prossimo difensore della Roma, quindi non posso far altro che augurargli buona fortuna e sperare che possa riscattarsi e giocare una ottima seconda parte di stagione con i colori giallorossi. Concludendo l'argomento Sampdoria, voglio parlare dell'unico acquisto che ha fatto in questa settimana, e cioè Ranocchia, sempre dall'Inter. Ranocchia con l'Inter ha dimostrato di non essere un grande difensore, ha fatto molte cappellate, molti errori, i tifosi non vogliono mai vederlo giocare e ancora oggi non capiscono come lui sia potuto diventare il capitano dell'Inter, però comunque secondo me Ranocchia, se messo in una squadra che non ti mette grandi pressioni addosso, potrà comunque giocare una discreta stagione. Abbiamo visto anche con il Bari, che era comunque un bravo difensore, un difensore capace, abile di testa, anche in zona gol riusciva a segnare diversi gol con il Bari. Poi con l'Inter si è un po' spento, forse anche per le pressioni che gli sono venute addosso, anche per la fascia di capitano, perché comunque non è una cosa da poco essere capitani dell'Inter. E quindi secondo me con la Sampdoria potrà fare bene, anche perché, come ho detto prima, la difesa della Samp fino adesso è stata una delle più battute del campionato, quindi di sicuro non potrà far rimpiangere gli altri giocatori che giocavano titolari in questo reparto. Rimanendo quindi in tema Inter, parliamo sempre della squadra nerazzurra che, oltre ad aver acquistato Eder, ha sì bloccato Soriano a giugno, ma ha anche concluso due importanti cessioni. Voglio partire dalla più importante, e cioè Guarin che passa allo Shanghai Shenzhen, che io pensavo che era il titolo del film giapponese, in realtà è il nome di una squadra in Cina. Allora, se dobbiamo valutare il percorso di Guarin con la maglia nerazzurra, dalla prima partita all'ultima, non è stato sufficiente.
perché comunque lui era arrivato con tante aspettative di tutti, un grande centrocampista che col Porto aveva fatto vedere cose eccezionali, invece con l'Inter l'ha fatto vedere veramente, veramente di rado, un giocatore molto discontinuo che tutti ormai conoscono per il suo grande tiro potente che invece va sempre a quel paese, per non dire altre parole, un giocatore sì, forte fisicamente, abile nel recuperare palloni, però nel complesso ha dimostrato di non essere un giocatore continuo e l'Inter ha fatto bene a cederlo ad una buona offerta, anche perché con quei soldi si sta muovendo per rinforzare la squadra, perché oltre ad Eder ha bloccato Soriano per giugno e Soriano secondo me è un ottimo giocatore. Quindi Guarín se ne va in Cina, mentre invece Montoya torna in Spagna al Betis Siviglia. Di Montoya penso che nessuno ricorderà mai la sua esperienza con l'Inter perché è stata veramente nulla se non pessima. Un terzino che era stato accostato molte volte in Italia, soprattutto alla Roma, soprattutto nell'anno di Luis Enrique. Un terzino che col Barcellona B aveva comunque giocato bene, si era fatto notare da diverse squadre e l'Inter aveva deciso di prenderlo nel calciomercato estivo. Con l'Inter invece non si è fatto mai vedere, non ha giocato praticamente mai e secondo me se un giocatore non gioca praticamente mai, quando invece doveva occupare quella fascia in posto fisso, come dicevano i giornali, allora vuol dire che qualcosa non è andato. Adesso tornerà in Spagna e secondo me sono sicuro che si scatterà da questi 6 mesi assolutamente pessimi con la maglia nerazzurra. All'Inter voglio collegarmi all'Atalanta facendo questo, diciamo, questo collegamento tra squadre nerazzurre. L'Atalanta che ha concluso molti affari in questa settimana, 3 in entrata e 1 in uscita. Prima di tutto voglio parlare di quello in uscita, e cioè Grassi che passa a titolo definitivo a Napoli, un centrocampista molto giovane e molto talentuoso che purtroppo non ha fatto neanche il tempo ad arrivare, che subito si è infortunato per 3 settimane, però comunque è un centrocampista dalle grandi doti, secondo me è un giocatore molto bravo. Ovviamente il Napoli dovrà essere bravo a non mettergli troppi pressioni addosso, come magari è successo con qualche altro giocatore, però se lui giocherà tranquillo, senza la pressione della grande piazza, tutto quanto, secondo me potrà farsi valere. Ovviamente adesso bisognerà aspettare che torni dall'infortunio e i napoletani sperano che ci torni fisicamente a posto, però comunque come giocatore ha fatto vedere finora grandi cose, nonostante la sua giovane età. Parlando invece degli acquisti, sono praticamente tutti in attacco, e cioè Gakpé che passa dal Genoa appunto all'Atalanta, Boriello che arriva dal Carpi e Petagna che arriva dal Milan, che però sarà arruolabile tra virgolette a giugno, dato che fino a questa data rimarrà con l'Ascoli. Parlando prima di tutto di Petagna, allora secondo me è un buon giovane che però col Milan ha dimostrato di essere ancora un po' acerbo e non pronto per una piazza importante. Con l'Ascoli si sta facendo valere in Serie B e non so però come sarà il suo arrivo in Serie A. Se però in questi 6 mesi di Serie B con l'Ascoli si farà vedere, continuerà a segnare, continuerà a giocare bene, allora l'Atalanta potrà dire di aver fatto un bel acquisto. Se invece appena avrà saputo dell'acquisto dell'Atalanta comincerà a calare e a giocare un po' peggio del solito, allora vorrà dire che non è un giocatore dalle grandi pressioni e quindi un semplice giocatore come ce ne sono tantissimi altri nel mondo del calcio. Parlando di Boriello, devo dire che con il Carpi non ha fatto malaccio. Io pensavo che ormai era un giocatore finito, che non riusciva più a fare niente, invece comunque è riuscito a comportarsi bene, è riuscito anche a segnare dei gol importanti come il gol contro la Roma, oppure il gol contro la Juve. Un giocatore che comunque nonostante l'età ha dimostrato di essere professionale e comunque di impegnarsi fino all'ultimo. Adesso va all'Atalanta soprattutto perché secondo me si profilano diverse cessioni in attacco per la squadra nerazzurra, perché oltre ad essere andato via Maxi Morales è molto probabile la cessione di German Dennis e forse anche quella di Mauricio Pinilla, che in queste settimane non sta praticamente giocando mai, forse per una cessione in Argentina, proprio come Dennis. Comunque per riassumervi il tutto, l'Atalanta ha preso in attacco Gakpé dal Genoa, Petagna dal Milan e Boriello dal Carpi. Per fare un tridente, non penso che giocheranno tutti i titolari, però comunque ha preso un trio di giocatori che nel complesso non sono male per una squadra come l'Atalanta. Ci spostiamo a Firenze adesso e parliamo della Fiorentina. La Fiorentina che in attacco ha preso Teio dal Porto, un giocatore che è sempre stato una giovane promessa del Barcellona. Diciamo che è uno di quei giocatori che col Barcellona sembrava poter sbocciare da un momento all'altro, ma non appena è andato in un'altra squadra ha faticato ad emergere. Diciamo, posso fare benissimo il caso di Pedro, oppure il caso di Bojan, proprio parlando in casa giallorossa, che era il classico giocatore che col Barcellona sembrava un giocatore talentuoso, fortissimo, eccetera, eccetera. Però quando è arrivato alla Roma e in altre squadre,
squadre, ha dimostrato di essere un buon giocatore, forse troppo proclamato dalle belle cose fatte nel Barcellona, e questa è una chiara testimonianza che praticamente nel Barcellona chiunque potrebbe giocare bene. Comunque non è un acquisto da sottovalutare, perché è un buon giocatore e comunque c'è la possibilità che possa far bene nell'attacco della Fiorentina. Se lo hanno preso, secondo me un motivo ci sarà, e non sarà il solito acquisto preso soltanto per fare numero oppure per fare visibilità un acquisto alla Richards o alla Mario Suarez, di cui parlerò adesso. Parlando appunto di Mario Suarez, è stato ceduto dopo soli 6 mesi al Watford, 6 mesi anch'essi come Montoya praticamente nulli, di un giocatore che era venuto per prendere il posto di Savic, non ovviamente come ruolo però come giocatore chiave, invece non ha praticamente giocato mai, e le volte che ha giocato non ha mai convinto fino in fondo Paolo Sousa. Quindi se ne va dopo 6 mesi praticamente nulli in Italia, dimostra che comunque non è da squadra come la Fiorentina. Parlo adesso degli ultimi due affari in casa italiana. Parlo prima di tutto velocemente di Matos, che passa dal Carpi all'Udinese. Un'altra occasione per questo giocatore di riscattarsi dopo una brutta esperienza. Con la Fiorentina ha dimostrato di non essere ancora pronto. Con il Carpi, dopo un buon inizio, non ha praticamente più visto il campo, purtroppo per me, perché ce l'ho al fantacalcio. E adesso ha questa occasione per rifarsi nell'Udinese. L'Udinese l'ha voluto prendere, quindi ci ha voluto puntare. Se Matos riuscirà a giocare, secondo me non deluderà le attese. Non è un giocatore talentuoso o chissà chi, però comunque ha bisogno di sicurezza dietro di sé, e se lui riuscirà ad avere la sicurezza di tutta la squadra bianconera, potrà sicuramente far vedere delle discrete cose. In ultimo invece voglio parlarvi dell'accessione da parte del Chievo di Alberto Paloschi, che dopo circa 7-8 anni passati in Italia va in Inghilterra allo Swansea di Guidolin. Secondo me questa potrà essere una grande esperienza per Paloschi, perché Guidolin ha dimostrato di saperci fare con giocatori come lui, e comunque andrà a fare esperienza in Inghilterra, che è comunque una piazza che fa crescere molti giocatori. Vedi per esempio anche Darmian, che comunque sta crescendo bene con lo United, nonostante non stia andando benissimo come squadra, e comunque secondo me questa potrà essere la sua contraccezione come buon giocatore anche a livello europeo, perché finora era un giocatore sì buono, però sempre a livelli medio-bassi italiani, e adesso invece ha una buona occasione per giocare in Inghilterra, e voglio augurare in bocca al lupo, perché secondo me è un buon giocatore, non ovviamente da Roma per dire, però comunque un buon giocatore. In ultimo voglio parlarvi dei tre affari più importanti fatti in ambito estero. Prima di tutto voglio parlarvi di Pato e Ramirez, parlando in ambito Chelsea. Pato, che arriva quindi al Chelsea dopo l'esperienza al San Paolo, e anche lui ha un'occasione per rifarsi. Pato con il Milan aveva fatto vedere cose eccezionali, purtroppo per via di tantissimi infortuni non era riuscito a dare continuità, e alla fine era stato ceduto in Brasile. In Brasile ha fatto vedere cose, diciamo, altalenanti, ha fatto vedere belle giocate ma anche tanti errori, e ha dimostrato di non essere più il giocatore visto in maglia milanista. Adesso con il Chelsea ha una bella opportunità per farsi valere, perché comunque il Chelsea in questo momento non sta lottando per il primo posto e tutto quanto, quindi non dovrà manco avere le pressioni dietro di sé di dover segnare per forza, quindi potrà sicuramente recuperare con calma la forma, e dopo che l'avrà recuperata, secondo me il Chelsea potrà dire di aver fatto un bel acquisto. Adesso è un po' un punto in interrogativo, proprio per questi motivi che vi ho detto prima, ma se lui riuscirà a recuperare fisicamente e a migliorare sotto il punto di vista fisico e realizzativo, secondo me il Chelsea ha fatto un bel acquisto. Mentre invece, parlando velocemente della cessione, Ramirez è andato allo Jiangsu, e questa squadra finalmente è riuscita a concludere un acquisto vero e proprio, perché finora si erano fatte soltanto delle parole: doveva prendere Luis Adriano, doveva prendere Gervinho, doveva prendere Guarin, e invece ha preso solo Ramirez. Diciamo una magra consolazione per una squadra che ha fatto tanti proclami e alla fine non ha preso praticamente nessuno. E in ultimo voglio parlarvi del curioso caso di Emanuela Adebayor, che è arrivato al Crystal Palace dopo la sua situazione da svincolato, e la prima cosa che ha detto: non conosco la squadra, la cercherò su Wikipedia. Questa è veramente una frase che va negli annali delle frasi del calcio come la frase più imbecille detta da un giocatore non appena che è arrivato in una squadra. Veramente una roba allucinante. C'è un giocatore che sì, ha giocato con squadre importanti, però che si presenta con frasi del genere veramente ridicolo. Cioè, giocatori del genere dovrebbero soltanto stare nei bar a bere birra e a parlare di calcio tra con gli amici, invece questo continua a giocare a questi livelli. Ma comunque questo era l'ultimo colpo di questa puntata, mi scuso se è venuta un po' lunga, però ve l'ho detto, i colpi erano tanti e ho cercato di riassumervi il più velocemente possibile, spero di non avervi annoiato. Fatemi sapere nei commenti qual è stato secondo voi il colpo più importante di questa settimana, e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Questo è tutto dal vostro Gladiatore Giallorosso94. Ciao ragazzi!